Ciao! Welcome, welcome, benvenuti, eccoci qua. Ciao, Ciao tesoro! ciao Child Moon. Aspetta che condivido. Aspetta che condivido. Sì, ah giusto, anche io vorrei farlo. Allora. Possiamo farcela, abbiate pazienza. Allora, Ce la faccio. alla. Eccola. Eccoci qui. Bene. C'è già qualcuno, però. Come mai non va? No. Cioè non vedo la diretta, vedo che devo schiacciare play, non capisco perché. Siamo in diretta, non in diretta. Lei? C'è Sì, tesoro, qualcuno? siamo in diretta. C'è Certo. qualcuno che ci dice che ci Sono già siamo? 5 persone. Ciao, Lauretta. Tutto bene, ciao. Buona domenica. Allora niente, si vede che è il mio coso che non funziona. Ah, ecco, ora sì, ora vedo. Oh, ecco, vedo infatti la Laura. Ciao. Bene, bene. Bene, benvenuti, benvenuti, welcome, welcome, ciao Elena, ciao Aurora. Sì, no, ci siamo tutti e due, che il signor Child Moon questa sera è un attimo sulle nuvole. Tanto Non, perché non svegliamo perché, per come, scusate. no, infatti. Allora, benvenuti Per al... mano tua. Per mano tua sono Sempre questi. per mano tua. Attenzione, attenzione. Oggi Allora, rifletto. benvenuti. Oggi rifletti? Oggi Ti dico guardate rifletto. com'è tutto bello, yellow, yellow. Io di yellow ho questo cuore di ambra, Avevi anche meraviglioso. una bella sciarpa, avevo visto prima, non ce Sì, l'hai è più. qua. Ah, c'è. Ah. Mi sveglio. Come fa? Allora, benvenuti. Ciao Maria Teresa. Un bacio. Allora, intanto benvenuti, benvenuti al King 144, onda del seme giallo. Eccoci qua. Oggi è il giorno, come sapete, il primo giorno dell'onda, è il seme magnetico, e siamo appena usciti da questi 13 giorni della scimmia della monche. Com'è andata, mio caro Child Moon? È andata molto abbastanza fluida, devo dire. È stata abbastanza, insomma, Stata magnanima questa scimmia con te? sì, abbastanza, devo dire che sono contento. Mi ha portato delle sorprese belle, in realtà, più che così dispettose, Vedi, dispettosette. una volta tanto, Sì, perché considera che essendo no? anche la sfida del drago, quindi sono stato abbastanza tranquillo, dai. Bene. E voi come siete andati? Ciao Katie. So che ci sono state molte agitazioni. Sì, non accettavate molto gli scherzetti, non Questa avete. scimmia ha fatto molti scherzetti, ha tolto tanti veli e ce ne siamo accorti dopo un po'. E devo dire che mi è andata molto bene, solo gli ultimi 2 giorni ha deciso che mi aveva lasciato troppo in pace, ha cominciato a nascondermi di ogni, poi non trovo più niente praticamente. Ha recuperato tutto. E veramente è stata molto divertente la situation, devo dire, perché
perché ovviamente, come sapete, l'ho presa in ridere. Maria Teresa Gioia dice: più confusa che mai. Come più confusa? Non ha tolto dei veli, non ti ha chiarito, ha fatto vedere delle cose che prima non volevi vedere. Invece adesso entriamo nei 13 giorni di questo meraviglioso seme giallo, e che è veramente meraviglioso perché è proprio come se ci chiedesse una grande pazienza, no? A noi umani che non abbiamo pazienza, che vogliamo tutto subito, che chiediamo le cose immediatamente, perché questo non arriva, perché quello non arriva, no? E invece ci viene proprio richiesto la grande pazienza di lasciare che questo seme si interri e si distrugga totalmente. Che ti dice: ah, ecco, pure io non trovo foto che ho fatto. Le troverai, si vede che non ti servono più. Allora, intanto oggi entriamo tra poco, tra 2 ore, nella full moon, meravigliosa full moon, e entriamo nel corridoio dell'eclisse, quindi quale miglior momento per iniziare questa onda del seme, no? Nel mese di ottobre, che è un grande mese bello potente. E quindi io inizierei sempre con l'affermazione del giorno di oggi. Prima di iniziare, quindi facciamo insieme un grande respiro, cerchiamo di entrare nell'essenza di questa onda che dice: io unifico per focalizzare, attraendo la consapevolezza, sigillo l'input della fioritura con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Grazie. Quindi, se vedete, focalizziamoci su cosa vogliamo fare, qual è l'intento veramente che ci sta chiamando e che vogliamo portare avanti. E questa fioritura, mettiamo questo seme, facciamo fiorire veramente i nostri intenti, quello che vogliamo portare nella nostra vita. Non saranno sicuramente 13 giorni semplici, perché il seme si interra, il seme ha pazienza. E come dico ultimamente con le mie persone, siate delicati nel comunicare. Non siate sempre aggressivi, non aggredite sempre. Ma provate a comunicare in una maniera più delicata. Voi vi ricordate quando voi avete una pianta che cambiate di vaso, la travasate, e a questa pianta noi parliamo, per farla crescere meglio. Il nostro seme è la stessa cosa, proprio questa grande delicatezza anche che dobbiamo avere nei confronti degli altri, per farci ascoltare, ma non perché se non ci ascoltano succede qualcosa, ma la comunicazione è importante. E se noi continuiamo a urlare, lo so che siamo arrabbiati, so in questo momento c'è tantissima rabbia dentro di noi, però proviamo a comunicare qui dal nostro centro, dal nostro cuore, comunichiamo con una grande delicatezza, come se dovessimo veramente tenere quel seme e aiutarlo poi a quella piantina che deve farsi strada in mezzo a quella terra, deve crescere col germoglio per buttare fuori la sua prima fogliolina e poi tutto quello che ne viene dietro. Questi sono tutti i nostri intenti, no? Quindi proviamo a essere un po' più delicati anche con noi stessi, no? Perché noi ci giudichiamo, ci massacriamo. Accettiamoci per quelli che siamo. Siamo comunque dei semi meravigliosi, no? Cominciamo a vedere che cosa questi 13 giorni ci vogliono dire. Voi sapete che io, ecco, tramite gli oracoli canalizzo, e invece Donato vi parlerà tramite lo Maya, che è la sua grande forza, la sua grande madre, padre, la sua family, come dico io. Vediamo un attimo. Allora, questo seme ci dice che dobbiamo veramente in questo momento seguire quella che è la nostra missione, quello che ci arriva adesso, quello che sentiamo dentro i nostri cuori, quello che ci chiama, quello che ci viene meglio fare, che sia qualsiasi cosa, che sia anche soltanto fare un caffè, ma seguite ciò che sentite che è meglio, che vi viene meglio, che vi piace di più fare. Ciao Alessandra, bacio.
Grazie. E perché seguendo quella strada voi troverete una nuova via che sarà esattamente la vostra, dove poter camminare in assoluta leggerezza, dove poter camminare e sentire veramente che quel seme, quei semi, li state piantando piano piano nella vostra strada. Allora, questa onda. Ecco qua, questa onda vi dice che voi dovete come prendere un grande respiro questo primo giorno, prendere un grande respiro e come iniziasse un nuovo cammino, un cammino all'interno di voi, un cammino guardandovi intorno, che cosa avete intorno a voi, quali sono le conoscenze che portate nella vostra vita ora. Perché intorno a voi avete tutto ciò che vi serve, come se le informazioni fossero veramente tutte intorno a voi e a cui potete attingere. In questo primo giorno è come se scendeste, come se voi tornaste al centro, e in quel centro voi avete tutto ciò che vi serve. In questa onda voi ritroverete anche la forza di manifestare veramente nel mondo. I vostri progetti, è come se ritrovate la vostra conoscenza, ritrovate ciò che volete fare, ritrovate ciò che sapete fare meglio e che decidete di seguire. Okay? E allora in quel momento avete proprio la possibilità di poter mettere quelle conoscenze, quei progetti, quel nuovo modo di agire nel mondo e manifestarlo. Dovete smettere di rimanere nell'esteriorità e dovete veramente andare dentro, perché questo seme si interra totalmente, quindi va dentro, si nasconde per un po' finché non è pronto e poi muore, si disfa, poi esce. Quindi è come se voi doveste chiudervi in questo momento e aspettare, andare veramente a cercare qual è il punto di trasformazione che voi dovete fare. Okay? Allora a quel punto voi sapete qual è il vostro inizio, dove volete andare, che cosa volete preparare, qual è la cosa che volete manifestare, volete iniziare a fare nella vostra vita o continuare a fare qualcosa, ma saprete che è proprio quella la cosa che continuerete a fare. E a quel punto la strada inizia veramente velocissima, ad andare velocemente e voi avrete proprio davanti una visione di ciò che volete portare, come se avete a disposizione veramente quell'armata, quel piano di ciò che volete costruire, di ciò che volete portare. Okay? E iniziate a lavorare per quello, riuscite a capire che quel seme per potersi manifestare ha bisogno di pulizia intorno a sé, ha bisogno che intorno a sé ci sia come un confine, ci sia come uno spazio per cui questo seme possa respirare. Okay? E inizierete a lavorare per quello, inizierete a fare in modo che questo seme abbia il suo spazio, quindi i vostri talenti, quello che veramente vedete, che sapete fare bene, che volete portare, lasciateli manifestare, dategli spazio, come diamo spazio a ciò che vogliamo portare, no? Nella nostra vita, e onoriamo quello che vogliamo portare veramente, perché voi avete una grande conoscenza, come se vi rendeste conto di chi siete, vi rendete conto della vostra conoscenza, vi rendete conto di quanto siete capaci a portare queste informazioni nella vostra vita, a disposizione vostra e a disposizione degli altri. Okay? Perché? Perché in questa onda voi ritornerete in quel sogno che avete, in quella manifestazione che volete portare. Ok? E proprio come vi dicevo prima, per camminare in questa strada, in questo nuovo modo di essere, un nuovo modo di essere che è semplicemente voi stessi. Ok?
credere in voi, credere chi siete, ok? E sarete veramente ben centrati, dovete stare proprio lì nel centro, perché dovete stare lì e aspettare un attimo. Come vi dico, stare nel centro, stare fermi non vuol dire immobili, vuol dire io sono molto attento a quello che sta succedendo. Però magari vedo e posso cambiare opinione, posso vedere le cose in un modo diverso. Allora a quel punto capisco com'è tutto il contorno e decido come andare. A quel punto io, quando vedo come le cose come si mostrano, potrei prendere una decisione, cioè quella di mostrarmi, mostrare chi sono. Mostrarmi esattamente così come sono, perché mi sono stancato di stare nascosto, mi sono stancato di rimanere in seconda linea e voglio mostrare chi sono io, ma non mostrare perché devo essere più bravo degli altri, semplicemente perché credo in me, torno a me stesso, credo chi so, credo chi sono, nella mia verità. Quindi io mi mostro. Perché cosa fa quel seme? Quando esce con la piantina si mostra al mondo. E quella piantina comincia prima a essere delicata, ma poi diventa una pianta molto forte. Ricordatevi questo. E che cosa ha bisogno quel seme per crescere? Cosa avete bisogno voi per mostrare chi siete? Avete bisogno di amarvi, di amare voi stessi. Questa è la ricerca che questi 13 giorni ci stanno chiedendo. Ricordatevi che questa sarà una prova molto, molto, molto profonda. Non sono 13 giorni semplici, perché dovremo scoprire veramente i nostri intenti, dovremo metterli nel mondo, dovremo credere così tanto in noi da poterli manifestare. Io mi manifesto, sono questo. Posso essere bella, brutta, non mi interessa, non ci sono giudizi, ok? Io sono semplicemente questo, vado bene così, nulla da fare, tutto è perfetto. Quindi datevi la possibilità di mostrare, di guardare anche le vostre paure che avete dentro. Tanti in questo momento hanno tanta paura. Ok? Guardate perché avete paura, perché non credete in voi. Noi abbiamo bisogno che ognuno di voi, ognuno di noi sia una cosa distinta. Non possiamo essere la copia dell'altro. La cosa meravigliosa di tutto questo, come vi dico sempre, noi siamo tutti raggi dello stesso sole, ma ognuno brilla diversamente. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per fare in modo che questo sole brilli, che sia veramente così shining. Ok? Quindi siate voi stessi. Non importa se l'altro pensate che vi giudichi, non giudicatevi, fidatevi di voi, sentitevi dentro. E veramente abbiate fiducia in voi stessi. Lo so che molti hanno paura in questo momento dell'amore. Arriva qualcuno di importante, ok? E noi scappiamo. Facciamo delle mosse per far scappare questa persona. Perché? Perché abbiamo paura dell'amore. Perché non ci fidiamo di noi stessi, abbiamo paura di essere feriti. Ma se non diamo fiducia a quella terra che ci accoglie a far nascere quel seme, nessuno potrà darci fiducia. Diamo fiducia a noi stessi e alle persone che ci accompagnano. Fidiamoci di noi. E il segreto di questi 13 giorni è il vostro cuore, l'amore che ci mettete nel fare ogni cosa, nel fare un caffè, in qualsiasi cosa voi dovete fare, sia che siate artisti, sia che siate semplicemente dei baristi, non c'entra niente. Che spaziate la strada, è la stessa cosa. Non c'è nessun giudizio. Quindi toglietevi questo giudizio, permettetevi per favore, veramente, vi prego, fate questa prova in questi 3 giorni, permettetevi di credere in voi, di fidarvi di voi stessi e di anche di comunicare una incomodità anche con il vostro compagno, con il vostro datore di lavoro. Io sono scomoda a fare questa cosa, non mi sento a mio agio. Sicuramente non vi sentite a mio agio perché non credete in voi, ok? Ma vedrete quando l'avete manifestata, queste cose sciolgono come neve al sole e vi renderete conto che il vostro seme invece è pronto per uscire e per fiorire, per darvi un fiore meraviglioso con un grande profumo, che è solo il vostro profumo. Ognuno di noi ha un profumo diverso.
ricordatevi. Quindi fidate, provate a fare questo atto di fiducia verso voi stessi. Toglietevi questa paura in questi pericolosi giorni. Proviamo a camminare fidandoci di noi. Mi fido di me. Mi vedo, mi fido di me. Io sono questo e ho il diritto di essere riconosciuto semplicemente per chi sono, non perché sono la copia di un altro, perché se fate le copie degli altri non andrete mai da nessuna parte. Quindi siate voi, basta. Ok? Quindi fidatevi veramente di voi stessi. Diamo gli aiuti. Uccido tutti. Maria Teresa Boschi ti saluta, ciao. Sapete che Moonchild non legge mai i commenti, quindi faccio anche la secretary. Sono ancora sotto l'effetto della scimmia, scusate. Allora, guardate, la prima che è la carta del sole e della luna. È il guerriero, cioè fidiamoci di noi, portiamo la nostra verità, che è solo la nostra verità, con questa spada di luce dove rompiamo tutte queste tenebre che ci siamo messe intorno. Quindi immaginate di avere una spada di luce nelle mani e rompete intorno a voi tutte le tenebre che vi siete racchiusi, liberatevi e credete in voi, il guerriero porta la sua verità nel mondo, quindi fidatevi di voi, ok? Che bello. Però Andiamo invece con le mie amate bambine. è proprio pazzesco. Oggi sono un po' birichine, ma non so. Il tuo amato Tot, tesoro. Cosa chiede Tot? Chiede l'illuminazione. Chiede veramente il sogno, di portare il sogno nell'illuminazione, di portare il sogno nella comunicazione. Quindi fidatevi di voi e portate veramente i consigli, sono portate la vostra verità, illuminate intorno a voi tutto quello che si sta mostrando, tutto quello che sentite, anche quando vi siete sbagliati, che non potete dire una cosa perché se dite una cosa lui vi lascerà, il vostro datore del lavoro vi licenzierà. No, fidatevi. Comunicate la vostra incomodità, perché in quel momento capirete che non esiste più. Io vorrei leggervi come sempre il poema, alla fine, se avete domande sono qua ovviamente, e del seme, ed è Io sono l'innocente, il mio segno è il seme giallo, io entro nel tuo universo. Dalla quarta porta di luce. Il mio numero è il 4, chiaro, autoesistente, intrinseco. La consapevolezza è la mia natura, trasparente, radiante. Io semino i semi dell'onniscienza dalla terra. Io sono la fioritura della consapevolezza intrinseca. In pura coscienza porto i frutti dello spirito. Io sono l'immaginabile fioritura del nuovo, incontaminato del desiderio, invenzione o segreta motivazione. Io sono il folle sacro. La gente mi scambia per un sempliciotto, ma io sono meramente la faccia autoriflessa di tutte le loro proiezioni. Se desideri e se sei puro, io condividerò il mio segreto con te. Conoscere me è elevarsi nella forza dello spirito e resistere a tutto quello che differisce dal bene.
Quindi vedete la grande fiducia di questo seme, la fiducia in contatto con lo spirito, in questo corpo. E quindi quando dice la vostra segreta motivazione, quante cose tenete segrete dentro di voi e non volete comunicare, quindi aprite quegli segreti, guardate quello che tenete dentro, veramente quello che volete manifestare, e manifestatelo con calma, con delicatezza, amando questo seme. E portandolo veramente a essere forte nel centro e con tanto amore. Grazie mille, vi amo e passo la parola al mio Chai Mona. Ti Bellissimo, grazie tesoro. Meraviglioso, guarda. voglio bene. È stato bellissimo. Piangi? Ti ho fatto commuovere. No, non sto piangendo, ma però sono rimasto veramente impressionato da questo finale del guerriero, perché il guerriero non è altro che l'arrivo e dall'evoluzione e l'arrivo dell'onda, cioè il guerriero cosmico alla fine. Quindi è Esatto, bellissimo, tutto proprio sincronicità. che lavora proprio per la sua verità, no? Brava, esatto, dando Assolutamente. nel cuore, certo. È Bene quello che ci ragazzi, viene allora richiesto. Vai. adesso vi passo un po' a raccontare la mia versione, la mia vision, che appunto, dunque, parlo ovviamente dell'onda che è la numero 12, quella del seme giallo che inizia oggi. Il numero è il 100, 144, quindi siamo nella colonna usciti dalla settima, quindi dalla centrale dove c'era proprio lo specchio dello specchio e tutto quella sospensione molto, molto forte da cui siamo usciti adesso. Ora siamo nell'ottava colonna, quindi l'otto ci parla di integrazione, e anche l'onda, essendo numero 12, ci parla dell'umano giallo, quindi sempre un colore giallo che dà, diciamo, la possibilità di fiorire e di dare frutto al nostro proposito. E quindi giunti a questo momento dobbiamo, come già diceva prima Shams, dobbiamo rientrare, cioè attecchiamo, ritorniamo sulla Terra, quello sì, dopo questa grandissima sospensione nel centro della matrice del computo sacro Zolk'in, però dobbiamo diciamo ritornare sulla terra per tornare dentro, quindi fare attecchire questo proposito e questo nuovo seme, e ci vuole appunto molta molta non solo pazienza, ma proprio anche coraggio di stare in quella staticità, in quella chiusura, in quel buio proprio. Che poi ci porta tanto a focalizzarci, a trovare dentro di noi quello che realmente vogliamo poi maturare per portarlo in vita in esterno. Tutto questo, fra l'altro, in concomitanza oggi, come ricordava già Cinzia, della luna piena e del corridoio eclissi in cui entriamo oggi. Quindi da qui in avanti, essendo comunque il ciclo lunare anche in moto, diciamo, calante, è proprio un momento di stare tanto in questo silenzio buio per appunto consapevolizzare questo progetto che poi vogliamo trasformarlo e farlo e dare vita, insomma, farlo uscire allo scoperto quando è pronto, solo quando è pronto, con la delicatezza e la cura è giusta del caso. E quindi portare in superficie, cioè fra l'altro questo 144, è collegato anche a un giorno molto importante, che è il giorno in cui venne in superficie questa profezia che appunto il maestro Arguez riuscì a canalizzare quando, diciamo, si aprì questo sarcofago della tomba di Pakal Bhotan, di questo re appunto Maya, e da lì in pratica, sempre in quel giorno, che era un 144, viene chiamato il tubo parlante della terra, e anche lì proprio simbolicamente, infatti, dalla radice, cioè dal fondo di questa sottoterra, quindi di questo sarcofago, questa energia e questa comunicazione hanno trovato la luce e
risalendo in superficie attraverso tutti questi piani che sono come dei livelli di coscienza che sono poi connessi a differenti dimensioni. E questi 9 piani che si chiamano Bolontiku, dopo appunto raggiungono la cima e vengono alla luce, quindi da lì la voce della terra è emersa ed è appunto uscita come la pianta che esce dalla terra e dal seme. Quindi è molto bella questa analogia anche. Il tragitto infatti di questa onda ci porta proprio a divenire, cioè a trasformare ciò che è semplice, ciò che è assolutamente delicato, innocente, che è appunto un minuscolo seme, e che poi si trasforma nel coraggio, nell'intelligenza propria del guerriero, come dicevo, che è il finale, proprio il raggiungimento di questa onda. E quindi il vincere la propria paura di rinascere a se stessi, cioè di morire prima come forma, come involucro, e quindi renderci consapevoli di questo immenso tesoro che appunto è racchiuso, e tutte le risorse che sono dentro questo seme che conteniamo, ma che ancora non sappiamo di avere perché sogniamo di realizzare, di diventare quella pianta, quella farfalla, quel fiore, quel frutto. Però appunto sempre di più maturando, è proprio questa certezza a in divenire e diventa sempre più consapevolizzata, che siamo portati comunque a evolvere, a diventare altro, quindi è tutto insito in questo seme, e percepire quindi oltre quel buio, sognare oltre l'attesa, che poi anche la visione dell'aquila, che è il suo glifo analogo, che lo aiuta appunto a viaggiare, eccola qui presente, infatti, a viaggiare oltre, quindi andare con già a prendere visione di quello che sarà, a sviluppare una percezione più ampia, differente, e poi anche a immaginare, a ricreare una versione nuova e più autentica dello spazio, del proprio spazio magico di cui il mago, che è la sfida e di cui fortifica il seme, aiuta anch'essa a portare anche l'energia del mago bianco. E poi, ovviamente, trascendendo la dura terra che, diciamo, rimane è all'occulto e dove deve attecchire la terra rossa cosmica, dove lì trova lo sviluppo e lo spazio iniziale per creare questa forza in uscita. E da lì riusciamo a trarre le connessioni già e le percezioni che vanno oltre, diciamo, diciamo appunto il confine che ci separa fra il sotto e il sopra, la terra e il cielo, quindi. E quindi dopo ci aiuta già da lì sotto a sviluppare appunto un linguaggio, diciamo, differente che va oltre il verbo, quindi più risvegliati rispetto a sincronicità e comunicazione alta, quasi anche telepatica, e dei numeri, eccetera, eccetera. E così, questa è, diciamo, la descrizione dell'onda. Ovviamente il primo glifo era questo, l'ho già spiegato, e tutto il resto ovviamente del percorso verrà, insomma, diciamo, saremo accompagnati da altri archetipi, come sempre. Abbiamo il serpente lunare, che è domani, e quel serpente ci pone di fronte ai nostri istinti più nascosti, e ci prepara alla resistenza e a tutte le prove a cui dovremo far fronte, quindi quella staticità, quella trasformazione che è in atto ma ancora è in divenire. E poi abbiamo l'allacciatore dei mondi, sì, bianco elettrico, e anche lui ci fa sentire comunque già attivi in un certo qual modo, a poter considerare questo diverso modo di sentire, per riportare quell'equilibrio all'infuori della coltre di paura che ci attanaglia, e quindi ricercare questa unione, questa compattezza per poi oltrepassare il valico. Appunto, diciamo, la morte dell'allacciatore dei monti ci aiuta a questo. Poi abbiamo la mano blu autoesistente, che
che ci aiuta, ci informa, diciamo, per trovare la giusta misura con cui possiamo apportare la guarigione e il poter realizzare noi stessi, quindi già da dentro, quindi da dentro le pareti di questo seme, per poi uscire nel piano materico e nel piano, diciamo, tridimensionale e uscire in esterno dopo. Poi abbiamo la stella, con la stella intonante 148, qua potenziamo e rafforziamo il nostro senso assolutamente estetico e creativo, che comunque ci aiuta e ci dona l'ispirazione per poter spingerci in una direzione che sia armoniosa, che sia anche bella, che sia consona alla nostra natura e quindi per poter realizzarci come un'autentica e unica forma di arte, ecco, in esterno. Quindi che sia anche utile ed esteticamente bella, insomma. E poi con la luna ritmica abbiamo rossa 149. Qui ci riporta nelle acque, ci riporta, diciamo, la calma, ecco, la calma delle acque che è comunque il nostro sentire, tutta la nostra emotività ha trovato molto ristagno e quindi ha cercato quella cura, quella delicatezza e quella medicina a cui serve, diciamo, allo spirito per andare oltre e fare fluire appunto il divenire, la trasformazione a cui andremo incontro. Poi abbiamo il cane, con il cane bianco risonante, quindi tono 7, siamo nel cuore dell'onda, e qui infatti toccando il cuore, che è proprio veramente il fulcro e veramente il simbolo proprio primario del cane, ritroviamo il nucleo delicato a cui dobbiamo veramente fare molta, a cui dare molta, molta attenzione per ritrovare appunto il canale che ci riconnette a quello che portiamo e abbiamo dentro il nostro cuore e scoprire quanta forza poi anche dentro questo cuore che non ci potevamo nemmeno immaginare. E che però ci servirà tanto perché per diventare quel guerriero, appunto, il cuore è assolutamente l'amore, e l'amore, appunto, che risiedono in questo cuore deve essere portato fuori e dobbiamo assolutamente connetterci con esso per poter trovare il coraggio e crescere e diventare quel guerriero. Poi dopo abbiamo la scimmia galattica, tono 8. Che appunto, come nella scorsa onda, ci ha insegnato appunto a prendere le cose, la vita e tutto l'inaspettato con molta più leggerezza, stare quindi proprio nella spontaneità, nella purezza, nello stupore e quindi stare a quegli scherzi, a quei giochi che sono solamente dispetti illusori e però ci hanno assolutamente insegnato una grandissima lezione e ci hanno cambiato da dentro per farci crescere. Poi abbiamo l'umano giallo solare, che ci ricorda quanto sia importante credere sempre di più e potenziare la nostra volontà, e quindi prepararci a muoverci ed esporci, quindi essere forti di noi stessi, credere tantissimo in noi stessi, ad accettarci in toto per come siamo, come già dicevo prima. Chance, praticamente. Dopo abbiamo il viandante rosso planetario, e qui appunto c'è la prima uscita di scena, cioè qui ci è chiesto già un movimento in uscita, dobbiamo iniziare a manifestare uscendo dal giardino consueto e prendere e trovare, provare perlomeno di iniziare a prendere nuove strade mai percorse, creando proprio un nuovo percorso comodo, esplorativo, che apra nuovi spazi, sia dentro di noi e poi anche esternamente. Dopo abbiamo il tono spettrale, che è il mago bianco, e
E qui le porte immaginative si aprono veramente, perché ovviamente col tono 11 spettralizziamo e troviamo il canale che un po' fa da contrasto, essendo, come dicevo già prima, la sfida, quindi come dire l'opposto del seme stesso, ci aiuta a comprendere che la realtà va cambiata, a cominciare dall'immaginazione. Quindi dove noi troviamo tutto ciò che diciamo è stato in un certo modo può essere cambiato, può essere trasformato e può divenire quello che noi più desideriamo e quello che più ci fa stare bene con noi stessi. Quindi andiamo oltre qui l'affanno dell'attesa e della paura del cambio, insomma, di questo caos che c'è sempre fra tempo e spazio, qua proprio usciamo da tutto questo. Poi dopo abbiamo il tono spettrale, no, scusate, cristallo, l'aquila blu, cristallo, che appunto aiuta, come già dicevo prima, è proprio l'analogo del seme, quindi aiuta a sviluppare già dal nostro terzo occhio quel tipo di volo che dobbiamo intraprendere, quindi la visione. E tutto ciò che abbiamo visto e perlustrato dall'alto lo vogliamo tenere, dobbiamo scendere e avere il coraggio con il cuore dell'aquila, solo con il cuore che ha l'aquila, e quindi di portare in unione ciò che è assolutamente dal cielo, illuminando con il sole verso appunto l'obiettivo, e con questo occhio interiore che guarda dentro, dopo portare all'esterno ed espandere e ampliare tutte le possibilità che l'aquila ci apre, e questo seme appunto che poi nel guerriero cosmico, il giorno dopo, l'ultimo, diciamo, è pronto poi a divenire, diciamo, l'eroe di se stesso, quindi ha trovato il coraggio, è divenuto il frutto di se stesso, quindi è diventato maturo, è cresciuto, è evoluto, è diventato fiore, è diventato frutto. Ha lasciato la sua forma fragile, semplice e apparentemente vulnerabile, diciamo, e questa delicatezza. Quindi ha capito e ha trovato, credendo in se stesso, in questo nucleo, in queste risorse che aveva dentro, ha trovato questa nuova forma, questo significato veramente, veramente importante e forte che ci aveva dentro, insomma. E quindi ora finalmente pronto per conquistare nuovi percorsi, nuovi tesori come Warriors. Perfetto, tesori. Adesso vi leggo anch'io l'Innocente, che è il seme giallo. E fra l'altro, la cosa meravigliosa che ho notato adesso, Cinzia, sai cos'è? È che cioè quello che tu leggi, non solo come già avevi spiegato, è differente da come comunque vibratoriamente arriva leggendolo tu o io, ma anche la traduzione è differente, Sì, quindi ma lo so che è l'hai notato. diversa, infatti, è per Pensa quello che che ci ti ho detto, io la leggo e tu la leggi, perché sono due versioni diverse, per quello è bellissimo. io non me ne ero neanche accorto ancora, penso un po'. No, io te l'avevo detto che sono diverse, però vabbè. Stasera, infatti, benissimo. Bene, Sapete allora che dentro la cava il dragone ci vuole del tempo perché lega tutte le cose, sì, sapete. infatti, miei tempi, no, proprio. No, non è vero, noi lo amiamo il dragone, via. Le mie pareti di specchi nelle mie caverne, sapete che mi confondono un po'. Adesso vengo lì come aquila e te li rompo tutti col mio becco. Esatto. Già, ci sono già passata oggi. Esatto, dai, direi abbiamo fatto abbastanza per oggi, per un po' anche. Allora, leggo la mia versione, insomma, diciamo questa traduzione. Il numero 4 è l'innocente, il seme giallo. Io sono l'innocente, il mio segno è il seme giallo. Entro nel tuo universo attraverso il quarto portale della luce. Il mio numero è il 4. Chiaro, autoesistente, intrinseco. La consapevolezza è la mia natura, trasparente, radiante. Semino i semi della onniscienza, dalla terra, io sono la fioritura della consapevolezza intrinseca. Per
nella pura coscienza porto i frutti dello spirito. Io sono l'inimmaginabile esplosione del nuovo, non sporcato dal desiderio, artificio o motivazione segreta. Io sono il sacro cibo. La gente crede io sia un sempliciotto, ma io sono l'esatto volto riflesso di ogni loro proiezione. Se tu lo desideri e sei puro, io condividerò il mio segreto con te. Conoscermi è aumentare la forza dello spirito e resistere a tutto ciò non fa bene. Meraviglioso. Grazie, grazie mille Cirille. Child Moon, stasera ti chiamo Child Moon. Hai Chiamerò così. Consu, dalla prossima volta ti chiamerò Consu, che è il dio della luna, il bambino della luna, e mi sa che tu sei proprio quel Consu lì, il dio Consu, che Meraviglioso. diventa vecchio, giovane, bambino, a seconda di quello che gli serve. Vedi, è meravigliosa questa cosa, Adesso no? lo cambio E da ti ho Kirill. portato dal dio Consu, ti ricordi? Toglierò Kirill e diventerò Consu. Affare fatto. Mi piace. Bene, grazie mille a tutti, grazie, 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 grazie Grazie. veramente, grazie di averci ascoltato e aspettateci la prossima onda perché ci saranno dei fuochi d'artificio nella prossima onda, ma non facciamo nulla per il momento, prepareremo qualcosa di... o faccio esplodere Ciri dalla sua sedia e lo faccio venire direttamente a Luxor con me, io oggi sono seduta nel centro del Succa, tra l'altro. Di fianco al tempio di Luxo, di fronte all'obelisco, con tutti che mi guardano come una pazza, che sanno, sono sempre occupati, quando arrivo io non sanno mai cosa succede, e quindi a me piace portare scompiglio, ovviamente, come voi sapete. Quindi grazie mille, grazie a tutti, veramente, vi vogliamo un mondo di bene, vi mandiamo 3.000 baci, buona onda, e amatevi tanto, curate il vostro seme, curate il vostro seme, e curate il vostro seme, esatto, che è tigrato, quando passa l'uraniana bisogna tremare, tremate, tremate, che le streghe sono tornate, pronta, precisa, vi voglio bene. Ciao, ti voglio bene, Ciri, Anche baci, io, ciao, 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 ciao a tutti, ciao. ciao, 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 ciao.